esto, estamos preparando allí ingredientes. Cosa prepariamo? Un bacio? Di sulmona. Una variante interessante, in onore di Bronte perché è venuto a trovarci. Giusto. Che è venuto fuori? Allora, spiegare, Fabio. Pasta di cacao, burro di cacao, latte in polvere e pasta di nocciola. Basta. Con queste polveri noi abbiamo ottenuto questa pasta. La nocciola. L'originale del bacio parigino. Solo che adesso ne mettono un po' di meno. Escono fuori? Considera circa 50 baci. Praticamente quando è nato questo bacio Perugina, così raccontano, degli operai hanno lasciato per recuperare tutti gli sfrisi di lavoro, perché all'epoca anche in Umbria c'era la raccolta delle nocciole, quindi il cioccolato, pasta di cacao, burro di cacao, il latte in polvere per fare il cioccolato al latte, e gli sfrisi delle nocciole l'avevano messo tutto in un calderone, in una planetaria, per mescolarli, in modo da amalgamarli e recuperarli per farci qualche altro prodotto. È andato a pranzo, si è dimenticato, e questa macchina ha lavorato per alcune ore. È tornato lì e si è trovato questa pasta, come abbiamo visto prima, dice: che cosa ci facciamo? La cosa che avevano portato in mano, la nocciola. Ci hanno messo la nocciola ed è lì hanno fatto il bacio. Quindi noi stiamo ripercorrendo quelle fasi così, in maniera molto simile. Ci vuole solo un po' di tempo, pazienza, dobbiamo andare a pranzo, cioè devo ritornare qui, però arriviamo. Un cioccolato fatto dalle palle di cacao, quindi con una pasta di cacao al 90, con un cioccolato al 99%, per equilibrare il gusto dolce di questo impasto con il cioccolato amaro. Assolutamente sì. Lo ricopro di cioccolato. Buona. Sta assaggiando, Grazie. Prodotti e chilometri in sempre. Squisito. Questo non mi ricordo. Grazie, sono buonissimi. Ancora un secondo.